Daniela Girgenti, una grande giornalista per la scuola italiana. Dirige infatti un giornale molto speciale che è divenuto punto di incontro e di discussione sui problemi del mondo scolastico, e lo fa con quella determinazione che è tipica del suo carattere e con la convinzione che il suo giornale, ereditato dal padre, debba essere una risorsa insostituibile per il personale della scuola. Nel corso degli anni la tecnica della scuola si è inserita nel web assumendo una fisionomia mediatica di grande prestigio, aperta a tutti per offrire un servizio sempre più completo, affidabile e fruibile. Complesso è il mondo della scuola, così come quello dell'editoria, e Daniela Girgenti ha saputo affrontarli fin da giovane, realizzando un prodotto che è la prima lettura di ogni persona di scuola, docente, studente, dirigente, ma sicuramente anche ministro. Daniela ogni primo aprile fa uno scherzo d'aprile sul suo giornale, e aveva fatto uno scherzo che molti avevano preso, diciamo, con buona soddisfazione, però questa era una mia... prima di aprile ha detto il ministro ha sbagliato a fare la nomina, non è sottosegretario Salvatore Giuliano, il collega preside di Frindisi, ma è Alessandro Giuliani, c'è una differenza, che sta là, del direttore di tecnica della scuola, e quindi hanno cambiato così. Io ho ricevuto diverse telefonate, cioè visto è cambiato Salvatore, è venuto Alessandro, eccetera. Alessandro, buon auspicio per te e per il tuo futuro. Grazie. Bene. Io volevo dire due parole e ringraziare innanzitutto la ENP, presentato qui dal Presidente, anche dal Presidente Fagnetti Lazio, che è anche il mio carissimo amico. E volevo chiedere però a Giancarlo, dove che hai raccolto tutte queste informazioni? Cioè, a me non ha chiesto niente, le fonti non è riuscito a sapere tante cose della nostra lunga carriera. Quest'anno, il 10 maggio, la nostra casa editrice fa 70 anni. 70 anni nel mondo.